Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci troviamo nella home screen di Final Fantasy VII Ever Crisis perché il gioco è ancora sotto manutenzione. Volevo registrare al solito all'interno diciamo del gioco, ma non è stato possibile proprio perché ancora la manutenzione ovviamente sta procedendo e quindi non mi è possibile entrare in gioco, ma abbiamo già le informazioni del nuovo evento. Ovviamente voi vedrete questo video già la mattina, quando già il tutto sarà uscito, ma io lo sto registrando praticamente di sera, prima di andare a letto, proprio perché ho avuto comunque le informazioni in anticipo rispetto a quello che mi aspettavo, e quindi vi posso già informare, o comunque posso già registrare fondamentalmente il video e non dover aspettare necessariamente domani mattina, il che è un grande vantaggio. Cominciamo subito parlando del crossover, perché ovviamente una volta effettuato il login e quindi finita la manutenzione si potrà partecipare al nuovo evento crossover con Final Fantasy VII Rebirth, che per l'appunto prende il titolo Fall of a Hero Prologue, quindi il prologo, anche perché appunto ci saranno altre parti di questo evento che già abbiamo appunto potuto confermare tramite informazioni che comunque vi farò vedere. Cominciamo subito con il banner Final Fantasy VII Crossover, dove avremo praticamente una pullata, in questo caso gratuito, che come potete vedere potremo pullare praticamente dal volume 1 al volume 3, che significa appunto dalla diciamo dalla gen, no, di armi che sono state rilasciate praticamente dalla prima alla terza, quindi fino a Yuffie, dove avremo appunto la possibilità di pullare un totale di 3 o più 5 stelle garantite. Quindi come la volta scorsa avremo praticamente questi banner speciali che in totale dovrebbero essere 3, se non mi ricordo male, quindi avremo praticamente almeno una garantita 5 stelle per pullata che per l'appunto faremo, che è comunque un grande risultato. Ovviamente ci tengo a dire che alcune informazioni potrebbero essere modificabili, perché queste sono soltanto notizie che arrivano dal data mining, ma non abbiamo ancora l'ufficialità. Quindi mi raccomando, se notate qualche imperfezione è proprio per questo motivo, anche perché magari è stata cambiata qualcosa in corsa. Io ve lo ricordo sempre che il data mining non è comunque affidabile al 100%, però avendo le immagini mi sento abbastanza sicuro di potervi parlare di quello che effettivamente ci sarà all'interno del gioco. Quindi avremo la possibilità comunque di ottenere queste armi, e questo banner, così come la volta scorsa, è comunque un'ottima risorsa per poter ottenere effettivamente delle nuove armi, o comunque delle armi in generale che ci consentono di avere overboost. Andiamo avanti con la campagna per i nuovi giocatori, quindi i newcomer che per l'appunto vorranno iniziare a giocare ad Ever Crisis grazie a questo crossover, grazie a questa collaborazione, dove praticamente tutti i giocatori al di sotto del livello, diciamo del ranking del loro livello profilo di livello 30, avranno addirittura il 400% di crescita di esperienza su tutti quanti i personaggi. Quindi un'ottima occasione comunque per livellare subito, avere comunque la possibilità di portare su immediatamente tutti i personaggi con un paio di run, perché il 400% con magari un Chiactus, due Chiactus di fortuna, vi consente comunque di ottenere un ottimo risultato per quanto riguarda l'esperienza. Successivamente abbiamo la campagna, dove ovviamente avremo la possibilità di ottenere comunque ricompense e oggetti più importanti durante questo periodo comunque di campagna. Quindi magari avremo un aumento di gemme ottenibili, avremo un aumento di risorse che ovviamente ci verranno consegnate, quindi diciamo che da un lato era ciò che effettivamente i giocatori stavano chiedendo, quindi diciamo rimpolpare un pochettino le ricompense e soprattutto rimpolpare anche un pochettino magari
magari i login e tutti i premi che si possono ottenere, diciamo, da free to play. Andiamo ancora avanti con la campagna crossover, che invece sarà attiva ovviamente per tutti, ma in particolar modo ovviamente per i giocatori un po' più veterani, che sono sicuramente superiori al livello 30, che giustamente non potranno usufruire della campagna dei nuovi arrivati, dove praticamente Tifa e Red durante questo periodo avranno praticamente un'esperienza del 400%, mentre invece tutti quanti gli altri personaggi avranno un incremento di esperienza del 200%. Quindi diciamo che anche per i giocatori un po' più veterani, comunque sia, non vengono lasciati indietro, quindi non abbiamo questa disparità comunque tra veterani e ovviamente i giocatori nuovi che vogliono approcciarsi al gioco. Ovviamente Red e Tifa ovviamente vengono messi in evidenza perché, ahimè, a differenza di quello che si poteva pensare, sono loro i protagonisti di quello che vedremo appunto come campagna, come banner e come ovviamente soprattutto costumi. Quindi diciamo che per Red effettivamente ci stava, anche per Tifa hanno pochi costumi, quindi in realtà avere la possibilità di avere qualche costumino in più magari effettivamente ci sta, a differenza comunque di altri personaggi che ne hanno veramente a bizzeffe già. Partiamo con un'altra bella ricompensa, il wallpaper Fall of a Hero Prologue, che è praticamente lo sfondo del mio desktop, questo, ovvero diciamo il banner di presentazione di Final Fantasy VII Rebirth. Questo probabilmente sarà il classico banner, il classico sfondo che si otterrà utilizzando stamina. Quindi magari utilizza 5.000 stamina nei vari eventi eccetera eccetera per ottenere lo sfondo, perché questo appunto è quello collegato all'evento, o magari verrà rilasciato tramite una difficoltà in particolare, ma io credo che sia legato alla stamina. Poi abbiamo il boss, che ovviamente, come vi avevo già detto in precedenza, è il Materia Keeper, che qui viene chiamato Materia Guardian, che è giustamente debole al fuoco, così come vi dissi non solo nella demo che abbiamo giocato insieme, ma anche appunto come riferimento per quanto riguardava il boss vero e proprio, e il sigillo raccomandato AX, che aiuta comunque anche i possessori comunque di Cloud, di Sephiroth in generale, perché loro hanno comunque le armi con sigilli AX. Successivamente la nuova arma free to play di Sephiroth, che sarà possibile farmare all'interno dell'evento, è un'arma che praticamente permette di effettuare un attacco di tipo fuoco, in questo caso Fira, Surge di tipo A, a tutti quanti i nemici, fino a un 290%, che è praticamente la sua percentuale massima, quindi overboost 10. Vi ricordo che le percentuali che si vedono nei banner sono sempre le percentuali finali, quindi con overboost 10. Come abilità primaria abbiamo un potenziamento dell'attacco magico, quindi è un'ottima arma che possiamo comunque utilizzare come sub weapon. Vedremo effettivamente quale sarà la seconda refined ability, se fosse comunque difesa fisica, difesa magica o addirittura HP non sarebbe neanche male, però per il momento abbiamo comunque un boost attacco magico di 27, che non è poco, non è neanche tanto, però per essere un'arma free to play direi che è molto molto valida. Ovviamente è un'arma che viene appunto regalata per fare l'evento. Ovviamente Sephiroth come arma fuoco ha già la sua Crimson Blade, che è molto meglio, però per chi non la possiede può arrangiarsi con questa. Andiamo avanti con i pacchetti che invece ovviamente verranno inseriti all'interno dello shop, pacchetti che ho letto tramite le informazioni del data mining essere molto succosi, contengono veramente tanta roba e non so, bisogna vedere quanto costeranno, perché effettivamente soprattutto per giocatori magari novizi che vogliono investire potrebbe essere una buona, potrebbe essere un buon compromesso per evitare comunque tanto farm. Andiamo ancora avanti con l'introduzione dello step up. Anche in questo caso avremo uno step up che caratterizzerà ovviamente il crossover di Final Fantasy VII Rebirth, cioè il crossover in questo caso di Final Fantasy VII Rebirth con 7 step, proprio perché per l'appunto abbiamo abbiamo appunto Final Fantasy VII come punto di riferimento. Si potranno fare soltanto 2 giri completi, che ovviamente vi farò vedere a brevissimo a schermo.
Successivamente abbiamo l'altro wallpaper, e questo è collegato alla skin che avremo di Tifa presente all'interno del banner, che come potete vedere è la sua skin da cowboy, che già tutti quanti stavamo aspettando e che tutti quanti ormai avevamo già predetto praticamente all'interno di questo banner. E quindi ragazzi, sì, avremo la possibilità di ottenere anche questo wallpaper. Successivamente, come potete notare, si vede già anche la skin di Red, che ora vi farò vedere più nel dettaglio. Praticamente, come in tutti gli eventi crossover e in generale tutti gli eventi di questo tipo, più overboost abbiamo nelle armi, nei costumi, ovviamente i costumi presi a parte, ma che valgono 20% più gli overboost dell'arma di Tifa, perché in questo caso l'arma è quella di Tifa, Red prende soltanto il costume. E avremo la possibilità di incrementare il nostro drop per quanto riguarda gli oggetti ottenibili all'interno del crossover. Adesso vediamo invece il banner nel dettaglio. Il banner nel dettaglio, che in questo caso viene rappresentato da Tifa e da Red, ovviamente lo analizzeremo e ne discuteremo a parte, però come potete vedere abbiamo la skin di Red, che praticamente si chiama di Hellbound, che sblocca praticamente un bonus per quanto riguarda gli HP e un nuovo tipo di bonus che si chiama Flame Frost Fang, dove praticamente abbiamo un incremento della potenza fuoco e ghiaccio, e allo stesso tempo abbiamo anche una resistenza in più di ghiaccio e fuoco, quindi praticamente un costume che ha un quadruplo effetto: potenziare fuoco e ghiaccio e anche proteggersi da fuoco e ghiaccio. Quindi potrebbe essere comunque una nuova frontiera di armature, o comunque una nuova frontiera di skin fondamentalmente, che potrebbero rivelarsi veramente veramente utili. Mentre invece per quanto riguarda Tifa abbiamo la Guide Uniform, che è la skin che tutti quanti già c'eravamo, non dico spoilerati, ma eravamo in attesa per l'appunto di vedere questa skin, perché tutti la desideravano e tutti la volevano, dove anche in questo caso abbiamo un nuovo bonus. Abbiamo ovviamente il boost di attacco fisico, dato che Tifa comunque predilige l'attacco fisico, e poi soprattutto abbiamo il Physical Ability Master, che sarebbe fondamentalmente una sorta di versione Arcanum dell'attacco fisico, perché per l'appunto abbiamo un boost di tutte le abilità fisiche quando la nostra barra di attacco è al massimo. Quindi nel momento in cui raggiungiamo praticamente il massimo potenziale del nostro attacco, otteniamo una percentuale in più per quanto riguarda i danni effettuati col personaggio che appunto equipaggia quella skin. Quindi direi veramente tanta bella robetta si sta iniziando ad aggiungere all'interno del gioco. Mentre invece l'arma in questo caso di Tifa è come sempre un'arma non elementale, che vi ricordo essere esclusiva di questo evento. Quindi non potremo ottenerla in altro modo, così come le armi crossover di Final Fantasy IX, che in questo caso sono i Guide Gloves, che praticamente sbloccano l'attacco Zangan Fist. Quindi citazione anche al maestro Zangan, 1300 di attacco fisico praticamente non elementale, ma vi ricordo sempre ad overboost 10, quindi fate attenzione quando pullate, perché il guanto non parte da 1300 ma arriva fino a 1300. E ovviamente non elementale, che effettua danno fisico al nemico singolo, quindi ovviamente un'arma che potrebbe effettivamente rivelarsi utile soprattutto in alcuni Crisis Dungeon che sono usciti ultimamente. Però per il banner poi ne parliamo ovviamente a parte. Introduciamo i nuovi premium tickets. Come vi ho spiegato nel video di ieri, praticamente verranno introdotti questi nuovi ticket che vi consentiranno comunque di pullare all'interno dei banner senza sprecare le vostre risorse. Non so se in futuro si potranno comprare. Per la prima volta credo che, anzi sono abbastanza sicuro che il primo ticket premium, o comunque i primi ticket premium, saranno possibili da ottenere tramite il completamento dell'evento. Infatti, come potete vedere, per le prime 12 ore di attivazione dell'evento avremo la possibilità di ottenere i premium draw ticket, dove ovviamente
probabilmente saranno inclusi a quanto pare nel Completion Pack numero 1. Quindi possibilmente sarà il pacchetto, diciamo, che si comprerà con le gemme una volta completato l'evento. Perché capita che delle volte, quando si completano degli eventi o comunque quando si completano determinati stage, appaiono delle offerte speciali nello shop, limitate proprio grazie al completamento di determinati livelli. E quindi penso che questo sia una ricompensa nel momento in cui noi riusciremo a completare l'evento, avremo il pacchetto a disposizione con all'interno il premium ticket, che comunque sia potrebbe essere un investimento qualora si voglia effettuare comunque una pullata all'interno dei banner e non si vogliano utilizzare, diciamo, le gemme e conservarle per altri motivi. Successivamente abbiamo le informazioni già anche per quella che tecnicamente dovrebbe essere la seconda parte dell'evento, infatti additional information, praticamente on ongoing event, quindi informazioni addizionali sull'evento in corso, dove praticamente l'altra arma free to play che otterremo all'interno del gioco è quella di Cloud. In questo caso arma free to play di Cloud, che comunque ci sta bene lo stesso. Penso che anche questa boosti l'attacco magico, anche se in realtà preferirei appunto l'attacco fisico, proprio per una questione, diciamo, di coerenza fondamentalmente col personaggio. Quindi avere un'arma che boosta l'attacco fisico di 27 punti come free to play direi che non è affatto male, anche perché effettivamente queste armi un pochettino ci servono. Quindi ci sta. Infatti c'è New Exchange con ovviamente l'update e poi le Grasslands verranno rilasciate, quindi un'altra mappa o comunque un'altra, diciamo, un'altra sfaccettatura dell'evento verrà comunque rilasciata. Quindi tenetevi forte, anche Cloud prenderà la sua arma free to play, quindi il prossimo banner chissà, potrebbero essere altri personaggi. Successivamente andiamo avanti con ovviamente la presentazione dei nuovi outfit che sono stati rilasciati all'interno del crossover, quindi Tifa e Red che prenderanno relativamente le loro skin, e come potete vedere a quanto pare questo evento non si svolgerà con gli stage già prescriptati, ma verrà strutturato come se fosse un Crisis Dungeon o come se fosse un dungeon, almeno da quello che sono riuscito a capire e da quello che sono riuscito a vedere dovrebbe per l'appunto svolgersi proprio come una sorta di diciamo progresso all'interno di tutta la caverna presente a Nibelheim, che poi ci porta ad affrontare il Materia Keeper. Andiamo avanti con lo step up di cui vi parlavo prima, la collaborazione, diciamo, con Final Fantasy VII Rebirth passa anche dal banner step up. Banner step up che ovviamente si paga con le gemme rosse, ma come potete vedere il primo step sarà gratuito, il secondo step 1000 gemme, il terzo step 2000 gemme, quarto step nuovamente gratuito, quinto step 5000 gemme e poi l'ultimo step, cioè sesto step anzi, gratuito, e l'ultimo step altre 3000 gemme con praticamente i guanti, in questo caso di Tifa, inclusi come bonus. Quindi abbiamo appunto la possibilità di ottenere per certo i guanti di Tifa, e questo sicuramente non è una brutta idea. E poi successivamente ritornare allo step 1, quindi soltanto due loop per poter fare tutti questi 7 step e poi dopodiché finisce l'offerta. Successivamente cosa abbiamo ancora? Abbiamo ovviamente i dettagli per quanto riguarda la skin di Red. Come potete vedere abbiamo Red con boost HP, Flame Frost Fang che è il nuovo buff. La skin è bellissima. Per quanto riguarda Red è una skin eccezionale, mi piace veramente un casino questa skin. Peccato che però Red, non so, attacco fuoco, attacco ghiaccio, non abbiamo un granché come armi di Red, quindi non è una skin che sinceramente utilizzerei più di tanto, tanto per estetica, ecco, mettiamola così. E poi qui invece abbiamo i dettagli per quanto riguarda Tifa, quindi sia i Guide Gloves che sbloccano l'attacco Zangan Fist e poi ovviamente la Guide Uniform che già abbiamo ampiamente discusso.
andiamo ancora avanti con il dettaglio del wallpaper che si otterrà tramite il limit break, ovviamente, dell'arma di Tifa, che ci consentirà di ottenere il wallpaper dedicato per l'appunto a Tifa. E poi abbiamo anche il dettaglio del wallpaper che sbloccheremo, penso, tramite l'evento, comunque tramite l'utilizzo della stamina. Quindi veramente top, top sfondo questo, che vi ricordo essere appunto lo sfondo del mio desktop, quindi questo sarà sicuramente messo successivamente nel mio sfondo dinamico non appena riuscirò a sbloccarlo. Qui abbiamo invece il dettaglio delle skin. Come potete vedere, queste sono le skin già ritagliate, belle e pronte, che potrebbero servirmi anche per qualche copertina, chissà, magari le sfrutto proprio nella copertina, e sono veramente due skin bellissime. Quella di Red è stupenda, Red tutto nero così, nero e rosso, mi piace un casino, peccato che non sia una skin funzionale. Vabbè, vedremo. Poi ovviamente abbiamo anche le ricompense per le missioni che affronteremo durante questo crossover, che ci consentiranno di ottenere fino a 3000 gemme. Altre 3000 gemme che invece ci verranno date tramite i login in 15 giorni, quindi avremo la possibilità di accumulare un bel po' di gemme, e altre 3000 gemme che ci verranno date con i primi 3 giorni di login, quindi 1000 gemme al giorno che ci verranno regalate in questo caso appunto dal crossover. E poi l'annuncio che mi sono tenuto per ultimo, che penso sia quello più goloso, le free pull. Avremo praticamente 17 giorni di free pull, ovvero tutta la durata del crossover sarà caratterizzata da una free pull, quindi questo è sempre un piacere. Quando ovviamente leggiamo queste notizie è sempre bello poter leggere free draws, o comunque è sempre bello poter leggere free pull, anche se poi ovviamente lo shaft è sempre dietro l'angolo, per cui io personalmente parlando non posso festeggiare al 100%, perché ste free pull per me sono un completo shaft continuo. Spero che per voi ovviamente possa andare meglio. Detto ciò, queste sono tutte le novità che ci interessa sapere del crossover. La versione di gioco, come potete vedere, è già stata aggiornata alla 1.6.0, quindi se non l'avete fatto, aggiornate, anche se tecnicamente l'aggiornamento dovrebbe in un qualche modo essere forzato. Ci sarà anche una nuova icona presente appunto per l'applicazione mobile, se ovviamente giocate da mobile e non giocate da Steam, come per esempio sto giocando io. E poi ovviamente non credo che ci sia altro da aggiungere. L'unica cosa che vi posso dire è che praticamente il physical mastery della skin di Tifa dovrebbe essere come bonus 15% in più, mentre invece il frame frost è ovviamente ghiaccio e fuoco 15% e la resistenza 20%. Almeno in teoria dovrebbero essere questi numeri. Poi ovviamente li vedremo meglio magari all'interno del gioco, ma in realtà questi dovrebbero essere i numeri. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio per essere stati ancora con me, spero che questo video possa esservi stato utile. Queste erano tutte le informazioni di questa prima parte di crossover. Mi raccomando ragazzi, divertitevi, scaricate Evercrisis e noi come sempre ci becchiamo su Twitch per fare le coppe insieme, per fare l'evento insieme e magari pullare qualche cosina. Grazie ancora per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima. Bye bye!